Pure in conclusione. E io che ho fatto le corse per arrivare, sapevo così, andavo con calma. Facciamo un giro. Io innanzitutto sono Davide Giardi di Tribuna. Facciamo un giro di domande veloce, al massimo 5 minuti per uno, così diamo la possibilità anche agli ospiti di dire la loro, e poi se c'è qualche intervento dal pubblico, comunque cerchiamo di essere molto più veloci. Devo fare in ginocchio o posso sedermi da qualche parte? Allora, visto che hai già presentato i tuoi ospiti? No. Quindi vado io. Abbiamo il consigliere Simone Celli, indipendente, abbiamo Toni Margiotta di Sinistra Unita, Enrico Carattoni del PSD, Nicola Selva UPR e Logo Roico, lo conoscete, è il padrone di casa. Direi di sfruttare... Abbiamo quindi 5 persone, partiamo dall'unico di maggioranza, visto che tutti gli altri sono di opposizione, quindi allora, è ancora in maggioranza, no? Quindi, no, abbiamo dato Matteo ha dato un sacco di spunti, perché la maggioranza fa così fatica nonostante abbia i numeri e abbia i voti da 5, da 4 anni a questa parte, fa così fatica a trovare le soluzioni per ripartire adesso, soprattutto che avete superato anche la blacklist. Abbiamo superato. Sì, innanzitutto grazie, buonasera a tutti, ringrazio Civico 10 per avermi invitato questa serata. Io, rispondendo alla domanda che mi è stata fatta, volevo fare un ragionamento più complessivo, cioè non è necessario oppure non è sufficiente avere i voti e avere i numeri in consiglio e al governo per poter fare le riforme, ma ci vuole coesione. Purtroppo io penso che sul tema dello sviluppo, della semplificazione della burocrazia si sia fatto poco. Questo è un tema che credo sia evidente, che credo sia sotto gli occhi di tutti e non possiamo nasconderci. E questo perché? Non perché non ci sia la volontà, ma perché troppo spesso ci si trova bloccati davanti a proposte che possono essere fatte, molte delle quali, io non lo nego, sono assolutamente condivisibili, molte proposte che ne abbiamo sentito fare questa sera da parte di Civico 10, ma tante cose sono cose che il PSD o altri soggetti politici sul tavolo della maggioranza del governo spesso portano e che non riescono a trovare, a sfondare, diciamo così. Ci sono dei temi su tutti, si parla da 10 anni della normativa che impone che il 51% della proprietà di società che lavorano nell'ambito del turismo al dettaglio debbano continuare ad essere in mano a soggetti residenti sammarinesi. Ora siamo nel 2016, io penso che una riflessione su questo possa essere fatta e purtroppo su questo tema, come su altri temi, in maggioranza non c'è una possibilità di confronto. Io credo che a questo punto siamo arrivati a un bivio, e cioè dal punto di vista della tensione innovativa che questa maggioranza poteva avere, io credo che fatta la riforma IGR purtroppo successivamente sia stato prodotto poco, e credo che oggi si sia arrivati ad una sorta di stallo, e quindi ritengo che sia necessario, come dire, quanto prima cercare e trovare delle soluzioni, perché questo immobilismo purtroppo crea molti problemi. Abbiamo visto prima nei grafici che sono stati prodotti, si sente dire molto spesso, però quando si vedono i numeri e i dati in maniera così lampante fanno molta impressione. Dal 2010 ad oggi sono stati persi tantissimi posti di lavoro, quasi 1000 posti di lavoro, più di 1000 posti di lavoro. E penso che su questo tema si debba dare una risposta. Allora, noi dobbiamo parlare in termini politici, dare delle risposte in termini politici.
io credo che in questo momento ci siano state una serie di normative che hanno complicato e hanno aggravato il modo di fare impresa e quindi di conseguenza di, come dire, in qualche modo poter assumere dei lavoratori. Cioè, è normale che in 6 anni sia stata cambiata 4 volte la legge sul commercio? Cioè, è una cosa che non ha senso in un paese normale come il nostro. Cambiare 4 volte la legge sul commercio in 6 anni vuol dire fare di tutto per non attrarre investitori da fuori e per complicare la vita a chi vuole investire da dentro. E questo è un tema sul quale bisogna confrontarsi, ma non è un tema su cui io e il mio partito non ci siamo fatti sentire, ma è un tema sul quale una parte del governo purtroppo e della maggioranza non ci sente. Io penso che oggi il nostro sistema si sia dotato di strumenti in grado di, come dire, fornire gli anticorpi tali da non poter più usare l'alibi dell'aver paura. Cioè, noi oggi non possiamo più dire no, io devo stare attento a far venire il tale imprenditore o far aprire la licenza al tale soggetto perché chissà chi è, chi può essere, che play che aveva avuto. Cioè, noi oggi abbiamo uno scambio automatico di informazioni, siamo collegati dal punto di vista amministrativo e giudiziario con i tribunali italiani, con gli uffici italiani e stranieri. Cioè, non possiamo permetterci di dire che non sappiamo chi è Tizio Caio, quindi non lo facciamo aprire perché abbiamo dei dubbi. Questo è un problema grosso che c'è. Non possiamo inchiodarsi nel 2016 ai certificati. E questo purtroppo è un problema che non difficilmente, insomma, si riesce a superare. E quindi credo che, appunto, come dire, molte delle proposte che sono state fatte questa sera del Civico 10 sono proposte interessanti che chiaramente vanno elaborate, vanno discusse, vanno magari migliorate, però insomma penso che siano una base di partenza positive, perché dobbiamo partire appunto dal concetto che il mondo che noi avevamo in mente, il mondo che noi di cui abbiamo parlato tanto in questi anni, no? Del fatto che dal 2008 in avanti c'è stata una mutazione, una trasformazione fortissima dal punto di vista della nostra economia, della trasformazione di quello che era il mondo del lavoro e dell'industria nel nostro paese. Però noi non possiamo pensare, come dire, di vedere ancora questa divisione fra il mondo dell'industria, il mondo dell'impresa e il mondo del lavoro. Cioè, oggi una persona che magari usufruisce di ammortizzatori sociali, che è in mobilità, che è in disoccupazione, che decide di avviare un'azienda o un'attività per conto proprio, è una persona che chiaramente va incentivata perché è una persona che magari ti rende poco come Stato da un punto di vista di contributi, di imposte, ma è una persona che in primo luogo non deve più usufruire degli ammortizzatori sociali, quindi è un costo in meno per lo Stato e poi soprattutto è un investimento. Non possiamo più pensare che ci sia mamma pubblica amministrazione che assorbe tutta diciamo così, la disoccupazione che c'è, così come non possiamo neanche pensare che arrivi un fantomatico investitore estero e che ci risolva il problema dei 1000 rotti posti di lavoro. Dobbiamo cercare di creare delle soluzioni per rendersi attrattivi da fuori, ma anche per rendersi attrattivi al nostro interno, per pensare come possiamo fare per far sì che una persona, invece che cercare un posto di lavoro e aspettare comodamente di trovare un posto di lavoro, possa in qualche modo cercare lui stesso di agevolare una propria autoimprenditorialità. E penso che sia questa una grossa sfida su cui insomma mi piacerebbe confrontarmi anche con Civico 10.